Ragazzi, salve a tutti. Io sono Scalella Armando, istruttore e coordinatore della parte online dell'Accademia Nazionale Pizzadoc. Abbiamo passato prima di oggi 4 giorni spettacolari con 4 masterclass super interessanti, di cui 2 sulla contemporanea con i nostri maestri Raffaele e Vincenzo Bonetta Capuano, Alessandro Lo Stocco e poi sulla pinza romana con Valerio Rositano. E oggi ci siamo con il webinar settimanale accademico. Oggi vorrei trattare un'argomentazione che tocca una metodologia di impastamento e di preparazione dell'impasto e della ricetta complessiva nel suo. E quindi di che cosa voglio parlare? Voglio parlare di quello che è l'impasto indiretto, di quello che è l'impasto indiretto, tutto ciò che fa parte di quello che è la metodologia di impastamento indiretto. Allora, abbiamo già trattato diciamo, nel grande, in maniera molto ampia, come suddividiamo gli impasti, le ricette, nel momento in cui andiamo a vedere, nel momento in cui vediamo come sono composte, di quanti step sono composti. E quindi sappiamo che l'impasto diretto è l'impasto che è composto da un solo step di impastamento, dove noi praticamente aggiungiamo tutti gli ingredienti in un solo step. In questa metodologia, ovviamente, noi integriamo anche l'impasto con il fermo macchina e quindi anche con autolisi. Perché? Perché fondamentalmente gli impasti indiretti sono quelli denominati in questo modo non solo per il discorso perché comprendono 2 o più step per quanto riguarda la chiusura di un impasto e l'aggiunta degli ingredienti, ma anche per il fatto che in questi step si va a preparare e già a sviluppare a livello organolettico una parte del nostro impasto. Quindi noi definiamo un impasto indiretto una ricetta che comprende una metodica o una parte iniziale o anche 2 parti che ne compongono questa ricetta, dove si va a lavorare a livello organolettico già dall'inizio. Nel caso di un'autolisi di un fermo macchina, noi non lavoriamo principalmente sulla parte organolettica e anche nel caso, anche se fosse veramente minima, quasi inesistente, e parliamo di sviluppi e di meccanismi spontanei, perché non andiamo ad aggiungere lievito in queste 2 tipologie di impastamento. Sappiamo bene che l'autolisi ha quello che è il suo regolamentario, ok? Quella che è la sua idratazione, la sua tempistica e tutto quanto. Sappiamo che il fermo macchina è un'altra metodologia che ci aiuta a sviluppare a livello enzimatico, come anche l'autolisi, il nostro impasto in tempistiche più brevi. Abbiamo altre tipologie di tecniche che si utilizzano senza l'utilizzo, scusatemi, abbiamo altre tipologie di tecniche che si affiancano all'autolisi fermo macchina con delle metodiche diverse. Abbiamo il fermo macchina a freddo, dove noi prendiamo l'impasto e poi lo gestiamo a freddo, anche quello gestito a caldo. Hanno tutte quante delle specifiche funzionalità che ci vanno a sviluppare e ad apportare al nostro impasto delle particolarità che poi sappiamo noi come gestire per il nostro prodotto finale. Ma oggi non stiamo parlando di questo, io voglio parlare della parte indiretta, dato che oggi nel 2022 siamo in tantissimi che comunque conosciamo in gran parte e utilizziamo la metodologia di impastamento indiretta. Quindi, detto in maniera esterna, quello che cos'è il metodo di impastamento indiretto, entriamo più nei particolari. Nella metodologia indiretta, quindi, noi andiamo ad inglobare quelle che sono le ricette come la biga, quella che è certificata biga, che è stata brevettata dal nostro maestro Pier Giorgio Giorilli. Ci sono altre tipologie di biga che sono state brevettate e non sono conosciute come quella Giorilli, hanno un altro regolamentare, un'altra ricetta. Altri prefermenti come il Pulisce, che anche questo è un prefermento che utilizza il nostro maestro Giorilli, che ha insegnato per tantissimi anni a tutti quanti noi professionisti e operatori del settore dell'arte bianca, ma anche della ristorazione. La pasta di riporto, perché la pasta di riporto è un preimpasto, ma se voluta, e quindi se viene preparata in maniera da noi, in maniera diciamo programmata da noi stessi, diventa automaticamente come un prefermento. Ok? Quindi abbiamo la pasta di riporto,
il prefermento con soluzione liquida, con una consistenza liquida. Abbiamo il prefermento con una consistenza più dura o morbida, perché poi che cosa succede? Noi da questi che sono stati prefermenti ideati e brevettati e non solo, anche spiegati, noi professionisti ne abbiamo fatto una ramificazione andando a trovare altre metodologie ed altre tipologie di prefermenti che si potessero associare a questi base. Perciò noi partiamo principalmente da quelli che sono riconosciuti, sono più famosi e sono più utilizzati nel campo dell'arte bianca. In questo caso partiamo dalla biga, che è un prefermento, un preimpasto solido, quindi comunque con una consistenza dura, grezza e quindi non è impastata. Del pulisce, che comunque è un prefermento liquido con una consistenza tipo pastella, e la pasta di riporto, che invece è un preimpasto, prefermento, con una condizione, una consistenza tipo impasto completo. Ok? Quindi abbiamo queste tre tipologie che noi prendiamo molto più in riferimento. Ok? In questo caso, noi nella base, un'altra cosa che voglio dire, nella categoria degli impasti indiretti noi aggiungiamo anche quella che è la metodologia di impastamento con il lievito madre. Il lievito madre è una preparazione che noi comunque andiamo ad assecondare e a preparare durante tutto lo svolgimento della ricetta. Quindi noi andiamo ad integrare questa metodologia perché il lievito madre non sviluppa e non si cura da solo, ma è sempre tramite noi. Quindi noi, per integrare questo lievito madre, che fondamentalmente, quando noi andiamo ad aggiungere un impasto nuovo, potremmo anche considerarlo come una pasta di riporto che noi abbiamo preparato volutamente per inserirla in un impasto e dargli la parte batterica, la parte appunto acetica, in maniera tale da sviluppare il nostro impasto. Ok? Perciò abbiamo portato a sviluppare questo tipo di insieme di organismi in maniera tale da portare una qualità diversa, completamente differente al nostro impasto. Comunque, focalizziamoci su quelle che sono le metodologie più che ci interessano in questo momento. Parliamo di quelle che sono i prefermenti, chiamati biga, pulish, pasta di riporto. Queste tre tipologie, che sono molto famose e molto utilizzate, vanno tutte e tre a ramificare, grazie al lavoro che hanno fatto tantissimi professionisti del campo dell'arte bianca, grazie al lavoro e allo studio e alla ricerca che hanno fatto tantissimi veramente professionisti, che fanno ancora ogni giorno per dare delle migliorie agli impasti, per dare delle soluzioni differenti, perché la biga nasce con un disciplinare, quindi con un utilizzo di farine specifiche, non di marca, ma di forza, con delle farine specifiche per l'ottenimento della giusta esplosività e la giusta qualità del nostro prodotto. Quindi nel momento in cui noi andiamo a variare le farine, il W o la tipologia, abbiamo tutt'altro prodotto. Ok? Quindi grazie a questa ramificazione che si è fatta attraverso tantissimi test e tantissime metodologie di impastamento, noi siamo andati a ramificare questi prefermenti, queste ricette conosciutissime, in altre tipologie di ricette e di tecniche e metodologie di gestione per ottenere delle qualità differenti. Faccio l'esempio dicendo un altro prefermento che comunque è simile alla biga ed è lo sponge. Lo sponge è un altro prefermento solido che comunque prende tantissime particolarità dalla biga. Viene preparato in maniera diversa e viene gestito anch'esso in maniera differente. Ha tutta un'altra tipologia di ricetta interna. Quindi lo sponge è un'altra tipologia di prefermento che si avvicina adesso. Abbiamo un altro prefermento che si avvicina a quello che è il pulisce, e quale potrebbe essere? Possiamo dire che anche il Waterloo. Sono due ricette differenti, ma parliamo delle consistenze, si avvicinano molto. Ok? Quindi questa possiamo dire che è un'altra ramificazione del nostro pulisce. Certo, lo sviluppo non è lo stesso, la gestione non è la stessa, però parlando di consistenze e di quello che si va a sviluppare inizialmente, potrebbe avvicinarsi al pulisce, anche se, ripeto, le gestioni e gli sviluppi sono completamente differenti. Completamente
differenti. Perciò, andando avanti, ne troviamo tantissime di metodologie. Ok? Ora, entrando ancora più nello specifico, abbiamo, per quanto riguarda il prefermento solido, altre metodologie di sviluppo prefermenti dove abbiamo delle idratazioni maggiori al 44 e 45%. Quindi noi abbiamo lavorato per l'ottenimento di prefermenti più idratati, per dimezzare, per diminuire le ore di sviluppo e di fermento del nostro prefermento in questo caso. Siamo andati a diversificare le temperature per l'ottenimento di un preimpasto o per l'ottenimento di un prefermento in minor tempo. Siamo andati a sviluppare anche con altre tipologie di farine prefermenti per permettere lo sviluppo di questi preimpasti anche cambiando tipologia di farina. Abbiamo variato quelli che sono le tre condizioni o i tre soggetti principali che ci diversificano un impasto o un prefermento. E quali sono la temperatura, l'idratazione e il tipo di farina. Queste tre cose vanno a diversificare in maniera completa quella che è la nostra preparazione. Ok? Andando a lavorare su questi dettagli, siamo andati a trovare degli altri spunti e delle altre ricette che oggigiorno noi utilizziamo per dare un'esplosività, per dare una qualità e per dare tutt'altre texture finale al nostro impasto, perché alla fine lo studio della ricerca è stato fatto proprio per questo motivo. E c'è chi si è focalizzato sul prefermento solido, cercando delle varietà che si correlassero a questa, c'è chi si è concentrato maggiormente sui prefermenti liquidi e c'è chi si è concentrato prevalentemente sulla pasta di riporto, perché la pasta di riporto è anch'essa un'altra metodologia e tecnica molto interessante, perché la pasta di riporto, oltre ad apportare la parte fermentativa, la parte di sviluppo organolettica, può apportare veramente tantissime particolarità a livello enzimatico al nostro impasto, che variano moltissime volte in base a come sviluppiamo la pasta di riporto. Variano veramente tantissimo. E sono molto più facili da diversificare sulla pasta di riporto anziché di un prefermento solido. Perché? Perché la differenza è che in una pasta di riporto abbiamo la formazione dell'impasto per intero, abbiamo altri ingredienti all'interno, ma soprattutto abbiamo la formazione della maglia glutinica. E quando abbiamo già la formazione della maglia glutinica, dobbiamo fare molta attenzione perché potrebbe apportarci più forza all'impasto una volta chiuso, come potrebbe apportarci anche un impasto più malleabile o anche difficile da legare, perché a volte se non gestiamo bene la pasta di riporto e diventa troppo acida, ci diventa difficilissimo incorporarla in un impasto, perché così come si può legare, così come può slegare tutto l'impasto e quindi poi non riuscire a rilegarlo più. Ok? Voglio fare un piccolo esempio, però prendetelo con le pinze, perché ovviamente parliamo di due sviluppi diversi, ma giusto per far capire. Quando la pasta di riporto è arrivata al suo fine, che ha prodotto tantissima acidità acetica, perché diventa difficile incorporarla? Per chi di voi ha già provato e testato a fare i pasti del panettone della colomba, quando si va a fare l'impasto del grande lievitato, se si ha un lievito madre bilanciato in maniera errata, sbagliata, nel momento in cui si va a chiudere il secondo impasto, perché il primo impasto non è un problema, è il secondo che diventa un problema. Nel momento in cui si va a chiudere il secondo impasto e si ha un eccesso di acidità acetica, il secondo impasto ha difficoltà a chiudersi, ha veramente tantissima difficoltà a chiudersi. E nel caso in cui utilizziamo una farina forte di glutine, sì, possiamo riuscire a chiuderlo, ma durante l'ultima lievitazione, durante, scusatemi, la penultima lievitazione che avviene in cella di lievitazione a 28-30 gradi, quelli che sono, il panetto potrà anche sviluppare, ma quando poi andiamo in forno, e anche se sviluppa il nostro panettone, il nostro grande lievitato, quando lo andiamo a bucare, a mettere sotto sopra, dopo un po' di tempo troviamo il prodotto che si è staccato e è cascato per terra. Quando troviamo quella tipologia di problema è perché l'acidità era eccessiva.
E se anche siamo riusciti a chiudere un impasto in un modo o nell'altro, il glutine comunque non è riuscito a riallacciare quello che è tutto quanto il reticolo proteico. E quindi, per causa del discorso dell'acidità, noi abbiamo avuto questo problema e non abbiamo potuto più riformare il nostro impasto. E se speravamo di poter avere una sorta di miglioramento durante la gestione, ce lo possiamo scordare. E qui voglio aprire un'altra chiudo una parentesi e ne apro un'altra che si correla a questa. Ecco perché noi dobbiamo stare molto attenti quando chiudiamo l'impasto a portarlo a chiusura ultimata. Dobbiamo stare attenti, perché o nel caso di un'acidità eccessiva, o nel caso anche di senza acidità eccessiva, l'impasto, se lo chiudiamo fatto bene, sicuramente ci può portare a strade sicure, dove noi giochiamo e lavoriamo sul sicuro. Perché quando non lo chiudiamo bene, abbiamo difficoltà, esce grezzo, esce che si strappa, esce ruvido, non è un segnale positivo, perché così come possiamo cavarcela, così come possiamo rischiare di buttare tutto il prodotto nel cestino. Quindi la parte indiretta, ritornando al nostro discorso e chiudendo questa parentesi, la parte indiretta comprende tutte queste metodologie di impastamento dove si va a utilizzare il lievito di birra già dall'inizio, per questo tipo di preparazione, e dove si va già a sviluppare con delle ricette differenti, con più o meno idratazione, con alta, bassa o media temperatura, con farine forti, deboli o medio forti, tipo 1, con parti cruscali e quant'altro. In base a queste tre tipologie in base a queste tre tipologie di soggetti, di parti importanti del nostro prefermento o comunque parte indiretta, andiamo a valorizzare e a dare una gestione, una qualità al nostro prodotto finale. Quindi oggi insieme abbiamo parlato, abbiamo identificato quelle che sono le preparazioni indirette, che cosa sono, dove si vanno a sviluppare, a cosa si vanno ad affacciare fondamentalmente, perché sono queste le tecniche a cui si vanno ad affacciare principalmente tutti quelli che sono i preimpasti, prefermenti, fermenti, ma racchiudi tutti nel dire una preparazione dove prende parte della farina, della ricetta e quant'altro, sviluppata con all'interno il lievito di birra e poi chiusa con altri ingredienti. Qui abbiamo quello che si chiama un impasto indiretto. Ok? Spero di essere stato chiaro per quanto riguarda il discorso di impasti indiretti. Concludo dicendo che con la metodologia indiretta noi perché facciamo questa tecnica? Perché cerchiamo di avvantaggiarci su due parti fondamentali, che sono la parte organolettica e la parte enzimatica. Attraverso il lavoro e lo sviluppo che si fa in queste due parti essenziali, sviluppiamo. Parte organolettica che cosa significa? Che ci prepariamo una grossa quantità di microrganismi che lavoreranno per sviluppare, per dare una qualità superiore al prodotto. La parte organolettica si tratta anche della parte acida che viene prodotta nel prefermento, che ci aiuta a mantenere un pH più basso per dare modo ai microrganismi di trovarsi bene e di poter sviluppare senza nessun problema o rallentamento, anche perché più loro si trovano a loro agio, più lavoreranno bene, produrranno gas e durante poi l'ultima lievitazione in cottura faranno un'esplosione pazzesca. Parte enzimatica, e ovviamente ci darà un aroma, un gusto completamente differente. Parte enzimatica perché ci aiuta in uno step senza l'utilizzo di un'impastatrice, senza l'energia di un impastamento, ci aiuta già a scomporre quelle che sono le molecole complesse, rendendole semplici e facili da poter legare per creare quella che poi dovrà diventare il nostro reticolo proteico e soprattutto quelle che saranno le sostanze di cui si dovranno cibare i nostri microrganismi, e cioè gli zuccheri semplici. Zuccheri semplici che si sono ottenuti dopo la lavorazione che si fa appunto all'amido, anche perché il lievito se non ha gli zuccheri, se non ha il cibo, è difficile anche sviluppare, e quindi noi ci prepariamo
quello che sarà poi il futuro reticolo proteico, che dovrà chiudersi, si chiuderà in maniera ancora più semplice se gestiremo il nostro prefermento fatto bene, e quello che è il nostro zucchero, che ci sarà essenziale per tenere, diciamo, in maniera giusta i nostri microrganismi per sviluppare e per dare il loro, diciamo, maggior sprint qualitativo per quanto riguarda il nostro impasto, sia in cottura che in gestione. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la partecipazione a questo appuntamento, a questo webinar. Vi invito a lasciare un bel like sul video che verrà pubblicato, che è pubblicato qui su YouTube. Lasciate anche un commento, una vostra considerazione. Condividete e fate storie per quanto riguarda i nostri percorsi dei webinar. Vi invito tutti quanti ad informarvi, ad andare a vedere il sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, tutti quanti i corsi e le masterclass che abbiamo in programma, che stiamo appunto svolgendo settimanalmente ogni volta. Vi invito ad informarvi anche sulle pillole, sugli incontri che possiamo fare privatamente io con altre persone face to face, dove ci confrontiamo a vostra scelta per un'ora, 2 ore, anche di più, su tutte le argomentazioni che voi volete, in un certo senso, chiarire oppure approfondire in maniera teorica. Vi invito anche a vedere il discorso per poter fare delle consulenze o dei corsi privati, a vostra scelta per quanto riguarda la durata su qualsiasi tipologia di argomento. E detto questo, leggo giusto questa domanda che c'era scritta. Una piega troppo acida, mi è capitato di chiudere l'impasto, anche avendo formato buona maglia, in modo appiccicoso. Ma infatti si riesce a chiudere l'impasto. Però poi bisogna vedere durante la gestione, durante poi la stesura del prodotto finale, come ci risulta rispetto ad una gestione di biga fatta bene in maniera equilibrata. Alla fine l'importante è capire e sapere bene a cosa stiamo andando incontro. Ovviamente per fermenti o impasti fatti con lievito madre c'è una produzione di acido organico completamente differente dal lievito di birra. Quindi, per quanto riguarda una biga, abbiamo il lievito di birra, c'è una produzione di acido acetico in quantitativo completamente differente da una pasta madre, assolutamente differente. Il pH che raggiunge la pasta madre di un impasto è completamente differente rispetto a quello che può raggiungere un prefermento, un impasto con il lievito di birra. Questa è una cosa che spero che sia chiara. Molto bene, perché quando noi diciamo una biga acida, sì, è vero che è acida, però se la confrontiamo con il lievito madre non è acida, cioè, nel senso è molto meno, perché quello dove può arrivare la pasta madre a livello di acidità è tutta un'altra cosa, proprio perché c'è una produzione di acido organico completamente differente, molto più alta nella pasta madre, molto più alta. E quindi anche a livello di pH. Il pH che può raggiungerti il lievito di birra è completamente differente da quello del lievito madre. È completamente differente. Il lievito madre veramente martella raggiungendo pH molto, molto bassi. Invece il lievito di birra arriva a un tot di acidità, un tot di pH, poi comincia a proprio a rallentare quelli che sono i suoi sviluppi e tutto. Comincia ad avere proprio un'altra tipologia di andamento, fondamentalmente. Però il pH ideale che ti raggiunge il lievito di birra è uno in particolare. È uno in particolare. Invece la pasta madre produce assai, produce tantissimo. Perché comunque lì si parla di un ceppo batterico, di tantissime tipologie di batteri e microrganismi. Dall'altra parte parliamo di una sola tipologia di microrganismo, che è il lievito di birra, o il Saccharomyces cervicens. Vabbè, senza prolungarmi troppo, se no diventa anche troppo lungo questo video. Noi ci vediamo nel nostro gruppo privato su WhatsApp. Vi invito a lasciarmi un feedback sia nel gruppo che sotto i commenti per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Vi invito a fare storie e condivisioni sui vostri canali social, taggando l'Accademia Nazionale Pizza Doc e me, Armando Scalella. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento la prossima settimana di giovedì. Ciao a tutti e ci aggiorniamo nel gruppo su WhatsApp. Ciao ragazzi!